Buongiorno, Bologna in Lettere, sono Cristian Sinicco, direttore editoriale di Poesia del nostro tempo. La poesia in Italia sembrava aver perso terreno nei confronti dei lettori e del pubblico, sembrava essere sparita dai teatri, dalle librerie, eppure la ritroviamo di nuovo molto viva grazie all'impegno soprattutto dei piccoli e medi editori. Eh, attendiamo che lo facciano che, 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 che arrivino anche le, le grandi case editrici e eh, ed viva anche grazie a nuovi ai nuovi fenomeni sociali dal da Facebook ai Poetry slam in generale a tutte le persone che realizzano delle letture e degli eventi in Italia. Il quadro complessivo faceva ben sperare prima di questa crisi e soprattutto per la qualità con cui alcuni piccoli emeritori avevano iniziato a seguire gli autori del loro territorio. Io come da esperienza della, della nostra redazione, eh, quando abbiamo curato l'Italia Pezzi, in una, una, una grande eh, escursione sulla poesia dialettale, che potete osservare anche eh, sul sito, eh, io credo che eh, seguendo i poeti, proprio partendo dai territori di appartenenza, eh, da questi, questi piccoli editori potranno pian piano eh, cambiare il, il mondo della poesia italiana facendo emergere alcune autorità di tutto rispetto. E siamo dunque arrivati a quello che è eh, la specificità di poesia del nostro tempo, ovvero cercare di eh, aiutare i piccoli e medi editori, ma non solo, anche le grandi case editrici. Eh, e nella diffusione delle opere di poesia, eh, selezionando il meglio dai loro cataloghi. Chiaramente il lavoro è un lavoro fatto su eh, noi sappiamo circa 600-700 pubblicazioni di poesia all'anno e questo lavoro di estrazione, eh, visto che pubblichiamo mediamente 250 articoli all'anno, Uh, uh, possiede un livello generalmente medio, uh, però crediamo di uh, successivamente di, di realizzare delle, delle altre inchieste per comprendere quali sono i titoli che davvero ci hanno interessato. Abbiamo iniziato a sviluppare una serie di rubriche di critica che potete, uh, che potete cercare sul nostro, sul nostro portale interessante la nostra posizione eh, sul, uh, sul su ciò che accade nel, nel rapporto tra il poeta e la realtà abbiamo delle rubriche che appunto desiderano indagare questo uh, questa situazione perché è, ed è stata tra l'altro una delle prime cose che abbiamo fatto quando uh, Interessarci al rapporto tra la realtà e, la, e il poeta, quando abbiamo realizzato tre, eh, tre volumi di poesia internazionale, tre annuari di poesia internazionale, eh, che si chiamano Realtà, Realtà Migrante e Confini, li abbiamo fatti con la rivista Argo. E da cui eh, alcuni dei nostri redattori provengono. Oggi eh, Poesia del Nostro Tempo è un'attività eh, dell'Associazione Poien che realizza anche il premio di, internazionale di poesia Franco Fortini e il premio nazionale Gian Mario Luccini, e, e tra le prossime attività. Uh, probabilmente ci sarà anche la collaborazione con uh, alcune associazioni del territorio per far nascere un altro, un altro premio dedicato alla, ai poeti eh, sia uh, cercando di comprendere quali sono uh, le migliori pubblicazioni negli ultimi quattro anni, sia cercando di scoprire e di dare. Uh, di, di, di dare delle indicazioni su chi sono i poeti più interessanti regione per regione. Queste saranno, sono le nostre aspirazioni. Speriamo di riuscire eh, sempre a comunicare al meglio eh, quelle che sono le, le migliori opere di poesia. Seguiteci e speriamo eh, di ritrovarci assieme, veramente, di nuovo. Uh, dal vivo per discorrere amabilmente di poesia, grazie Bologna e Lettere.